tutti, sono Silvia Draguno. Oggi farò una sponsorizzazione molto particolare, in quanto parlerò di tre case editrici di cui ho letto più di due libri. E sono case editrici non grosse, che però comunque mi hanno colpito per la qualità di prodotti che hanno pubblicato. Ovviamente, quando leggerò altre opere di altre case editrici, le citerò in future sponsorizzazioni. Quindi iniziamo subito con la numero 1, la Gainsborough Publishing. Di questa casa editrice io ho letto quasi tutto. Mi mancano solo i due libri storici e il thriller e il libro per bambini, però per il resto proprio li ho divorati tutti i libri. E presenta diversi autori emergenti, per lo più di genere fantasy, però c'è anche paranormal romance, storici, thriller, insomma è abbastanza variegata come casa editrice. E come mascotte ha un simpatico topolino di nome Ernie. Se volete vedere le mie recensioni inerenti ai libri di questa casa editrice, potete trovarli nel mio blog El Micio Racconta, oppure nelle schede che vi linkerò qua sopra. Ora passiamo alla numero 2, Plesio Editore. La Plesio, anche lei, è una casa editrice che produce dei libri abbastanza particolari, soprattutto questo non è un romanzo fantasy, di cui ho fatto la recensione sul blog El Micio, e la video recensione invece uscirà a novembre. La consiglio caldamente, ho letto per il momento due libri, ovvero questo non è un romanzo fantasy ed Hershing. Sto iniziando a leggere i Superstiti di Ridian, spero poi di riuscire a finirlo, e la consiglio. Come immagine ha appunto un plesiosauro, in riferimento al nome della casa editrice. È tratta principalmente di fantasy, fantascienza e forse anche un po' di paranormal romance e steampunk. E poi la terza è Dunwich Edizioni, di cui ho letto appunto l'intera saga di Once Upon a Steam, spero che faranno una seconda stagione, Ombre di Ghiaccio e Codice Infranto. Le due recensioni le troverete sul blog El Micio Racconta, forse in futuro ci farò delle video recensioni. Invece di Once Upon a Steam le ho fatte solo esclusivamente sul blog, ma in futuro magari le citerò. La Dunwich, proprio come dice il nome, che è un chiaro riferimento a un romanzo di Lovecraft, ovvero L'orrore di Dunwich, è una casa editrice che principalmente tratta di horror, però ha anche altre ramificazioni. Abbiamo un po' di fantascienza, un po' di paranormal romance e anche steampunk oppure urban fantasy. Insomma, diciamo che il tema principale è l'horror, ma ha delle altre ramificazioni, a volte ibridate tra di loro. Una casa editrice niente male. Se volete vedere le mie recensioni inerenti ai libri di questa casa editrice, potete trovarli nel mio blog El Micio Racconta, oppure nelle schede che vi linkerò qua sopra. Mi spiace per la brevità del video, ma purtroppo quando bisogna sponsorizzare bisogna essere diretti. Queste sono le tre case editrici che per il momento mi hanno colpito come prodotti. Ovviamente se ne troverò altre le sponsorizzerò. Spero che questo video vi sia risultato interessante e arrivederci alla prossima puntata.